Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. Oggi parliamo della maschera vettoriale. Quindi, dopo aver parlato naturalmente della maschera di livello in più e più salse, abbiamo parlato della maschera di ritaglio, oggi parliamo della maschera vettoriale che non è molto utilizzata, ma comunque ora entriamo nel vivo. Questo contenuto è estrapolato direttamente dal corso Il Re delle Maschere. Perché? Perché in molti mi avete chiesto già da settembre se potevo aumentare la promozione. Finalmente mi sono convinto, a Natale si diventa più buoni e quindi la promozione tornerà a essere più interessante dal 19 dicembre al 26 dicembre, quindi vi potete fare un bel regalo di Natale. In quanto se utilizzerete il codice sconto che vi darò alla fine del video, potete usufruire del 60% di sconto. Attenzione, non è una cosa che farò di frequente, probabilmente non dico che sarà l'ultima perché potrei smentirmi, però sicuramente non sarà attiva tutto l'anno. Se sarà attiva, sarà molto di rado. Quindi adesso vediamo la lezione. Alla fine vi darò il codice sconto. Intanto, se il video vi piace, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Buona visione! La maschera vettoriale può essere molto molto veloce, utile per gli scontorni in particolare. Vediamo come funziona. Io partirei da quello che è una maschera di livello. Supponiamo che dobbiamo scontornare questo nostro oggettino simpatico. Ho scelto di proposito uno sfondo omogeneo perché tutti sappiamo che magari con una bacchetta magica o clicchiamo piuttosto che seleziona soggetto, ma del livello interessato, quindi seleziona soggetto. E in automatico abbiamo la nostra selezione, anche se qua andrebbe corretta. Ora supponiamo di correggerla magari con un lazzo. Facciamo un lazzo poligonale sempre. Quindi clicco Alt, in modo tale che sottraggo a questa selezione, facciamo una selezione su per giù accettabile, non troppo precisa. L'importante è che vediamo un po' il risultato finale, perché vorrei fare un paragone tra una maschera di livello e una maschera vettoriale. Quindi andiamo pure a sistemare questi punti. Ok, supponiamo che adesso è fatta bene e quindi andiamo ad applicare la nostra maschera di livello, quindi clic. Ora vorrei duplicare il livello CTRL più J o Command più J, a quello di sotto eliminare la maschera di livello. Perché? Perché quello di sotto gli applicherò una maschera vettoriale. Intanto andiamo a vedere come si crea. Adesso nascondiamo la nostra maschera di livello. Ritorniamo adesso a questo, quindi qua clic due volte, livello con maschera livello. Mentre qua clic due volte, scriviamo livello con maschera vettoriale. Allora facciamo la stessa operazione, precisa ed identica. Potremmo creare il nostro tracciato, perché si tratta di un tracciato vettoriale con lo strumento penna, ma il che ci porta un po' di tempo nel farlo. Quindi la tecnica è questa: si parte da una maschera di livello, quindi questa è una tecnica, non dico esclusiva, ma non la utilizzano molte persone. Allora, andiamo nuovamente a creare una maschera di livello, quindi seleziona soggetto dalla bacchetta magica, quindi clic. Poi andiamo su tracciati, andiamo su questa iconcina qua e facciamo crea tracciato di lavoro. Mi chiede che tolleranza vogliamo. 3 è più che buono. Maggiore la tolleranza, maggiore sono i punti nel tracciato. E ovviamente se il tracciato ha tanti punti diventa frastagliato, quindi non è buono avere troppi punti. Questi sono un po' troppi, però va bene, per adesso facciamo finta che va bene. Ritorniamo sui nostri livelli e andiamo su livello, maschera vettoriale. Mostra tutto, nascondi tutto, tracciato corrente. E noi abbiamo un tracciato adesso corrente attivo, quindi clicchiamo e questa è la nostra maschera vettoriale. Anche in questa situazione andremo a sistemare la maschera come abbiamo fatto per quella di livello. Quindi facciamo pure un confronto.
Quindi abbiamo lo strumento penna che ci permette di eliminare i punti o di aggiungere o di modificare appunto le maniglie. Se non conosci bene lo strumento penna, in descrizione metterò un link per accedere al tutorial gratuito su YouTube. Tutorial abbastanza lunghetto, di una mezz'oretta, però ti aiuterà realmente a comprendere alla perfezione lo strumento. Sei obbligato a studiarlo, te lo consiglio. E allora? Io clicco sullo strumento elimina punti di ancoraggio, faccio un po' di zoom, andiamo nella nostra maschera, clic, poi clicchiamo su questo e poi clicchiamo su questo. A questo punto prendiamo questo di qua con lo strumento selezione diretta, a questo punto ce lo spostiamo, andiamo a modificare l'ancoraggio. Ovviamente questo è uno strumento molto particolare che consiglio di conoscere bene. Anche qui conviene eliminare il punto. Quindi in questo modo noi non andiamo a creare un tracciato da zero, ma andiamo a intervenire su alcuni punti in un modo molto preciso e soprattutto avremo un vantaggio che ora andiamo a vedere. Ora confrontiamo i due oggetti, ovviamente si sovrappongono. Ok, quindi sotto maschera vettoriale, sopra maschera di livello. Andiamo a fare un po' di zoom, andiamo un 100%. Guardate la maschera vettoriale come ovviamente ha i bordi ben definiti e il tratto è continuo. Guardate invece la maschera di livello com'è. Ha i bordi completamente frastagliati, perché in questo caso conviene utilizzare una maschera vettoriale, soprattutto quando si utilizza lo strumento penna. Mentre molto spesso utilizziamo lo strumento penna con la maschera di livello, che si può fare allo stesso modo, però sarebbe un passaggio in più in quanto la maschera di livello funziona con le selezioni, quindi dobbiamo convertire il tracciato in selezione. E se poi dobbiamo modificare la selezione, dobbiamo riprendere il tracciato, quindi sono operazioni in più che non conviene fare, quindi a questo punto meglio utilizzare con lo strumento penna direttamente la maschera vettoriale. Lo strumento penna in questi tipi di selezione con i bordi definiti è fondamentale, solo che noi abbiamo risparmiato il passaggio di farlo completamente da zero. Dobbiamo semplicemente magari modificare, ecco, per esempio questo punto non è il massimo, potremmo modificarlo per esempio. Attenzione, abbiamo pure un'altra cosa da spiegare, che se clicco per esempio sulla nostra maschera di livello, clicco nuovamente su maschera, facciamo clic, mi crea infine una maschera vettoriale che posso io utilizzare. Per esempio prendo lo strumento penna, faccio un triangolo e come vedete va a creare una maschera all'interno della maschera di livello. Solitamente questa combinazione non si usa mai, però ve lo faccio vedere. Anche qui, se avessi cliccato sulla maschera, non avrei creato una nuova maschera vettoriale, avrei creato una maschera di livello, però che si andava a mettere nel mezzo. Quindi faccio clic e come vedete, nel mezzo si creava una maschera di livello, che non ci crea comunque problemi, ma che comunque non ci serve in questa situazione. Quindi CTRL più Z, Command più Z, e anche qua CTRL più Z, Command più Z, ed eliminiamo questa situazione. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine del video e come vi ho promesso, vi darò il codice sconto per acquistare i corsi con il 60% di sconto. Il codice sconto è BABBOSALVO60. A prescindere che acquistate o no il corso, spero che il contenuto di questo video sia stato di vostro gradimento. Vi invito, come al solito, ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e così non perdere i prossimi appuntamenti. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!